Ciao, buongiorno! Siamo di nuovo, guarda, nella mia stanza, nella stanza dei numeri dove preparo i metodi. E proprio come vecchi tempi, quest'oggi con questo video vado a darti delle tecniche incredibili regalate come facevo anni fa. Ho deciso di fare questo perché non voglio che tu ti perda nei numeri. Quindi oggi andremo a vedere una piccola tecnica del metodo 68, che in parte già svelai tempo fa, ma adesso andiamo ad aggiungere un granello in più. Andiamo subito in lavagna. Subito andiamo in lavagna. Andiamo a vedere questo metodo potentissimo. Allora, questa variante del metodo 68 o 86. Che cos'è? È un metodo che quando trovate su una ruota questo numero, andiamo a prendere il precedente e il successivo numero che è uscito su quella determinata ruota. Cosa faremo noi? Faremo la differenza tra questo numero e questo qui, ok? E di conseguenza la differenza tra questo numero e quest'altro che sta qui, ok? Quindi il metodo è semplicissimo, andiamo a vederlo dal vivo. Questa è la formula, quindi quando troviamo, ripeto, o 68 o 86, c'è un numero prima, a meno che questo qui non esca in prima posizione, si prende il secondo, ok, numero dopo. Quindi si prende il primo, si prende il secondo, successivo, cioè il successivo, e si fa la distanza tra questo diciamo, ipotetico, questo numero qui, e questo. E così a quest'altro. Quindi la distanza giusta, ma come si calcola la vera distanza? Che è quella poi che uscirà insieme anche al numero stesso. Si ripeterà 86, andiamo a vedere subito. Andiamo a vedere subito degli esempi pratici direttamente su monitor. Allora, andiamo a trovare, questa è l'ultima estrazione, andiamo a trovare, in qualche estrazione precedente, un 68-86, eccolo qua. Torino, ho visto subito un 68. Quindi, secondo il metodo, noi dobbiamo calcolare la distanza giusta, estrazione del 2 marzo, che c'è prima, dal numero prima al successivo. E di conseguenza anche a questo successivo qui. Quindi, facciamo la prima, da 78 a 68, dobbiamo calcolare la distanza giusta, non dobbiamo fare solamente 78 meno 68. Perché, signori? Perché, come vi ho spiegato più volte, anche in altri video, e in quella lì, in quella famosa tavola, la settenaria, che vedete lì nella lavagna, che ancora non è stata cancellata, la vera distanza si fa così, guardate, 78, 68. Quindi, cosa si fa? Si va a fare la distanza a 90, perché 78 è maggiore del 68, quindi si deve andare avanti. Noi, nel senso, se conteremo fino a 90, non incontriamo il 68, perché c'è 79, 80, 81 e così via. Ok? Quindi da 90 poi ripartiremo da 0, quindi da 1, e andremo a trovare il 68. Questa è la vera ciclometria, ok? Quindi praticamente si fa così, 78 a 90, sono 12. 12 si va a sommare a 68, che è uguale a 80. Bene, questo 80, signori, è il numero chiave, la vera distanza che c'è. Ok? Andiamo a vedere che è successo. Quindi, Torino, diametrale Genova, attenzione, diametrale, si va a vedere se esce l'80. Quindi vediamo, 2 marzo, andiamo al primo colpo. Signori, 80 nella stessa posizione a Torino. Ok, molto importante. Il 68 si ripete, se ne va a Genova, la ruota diametrale, quindi qua siamo secco. Ma anche volendo fare 880 c'è 780, perché signori 880, che numero chiave, il suo vertibile è 8, quindi possiamo giocare benissimo 880. Ok? Poi andiamo ancora avanti, neanche a fare apposta, l'8 esce dopo, sembra Torino in quarta posizione. Va bene così. Signori, Genova 22-68, perché 22? Perché, se ci fate caso, i numeri sono sempre quelli con distanza 90, 68, distanza 90, 22, prendendo solo questo qui. Quindi qui era da fare 68-80, 8-80, comunque lambada perfetta. È un numero chiave, signori, eccoci qua, ok? Andiamo avanti poi per 3-4 colpi, anche se qui il consiglio di stopparsi quando esce il numero. Vediamo se su Torino cosa accade. Riesce 78, anche a fare apposta il numero preso, ma non fa niente. Succede, ormai già i numeri sono usciti e qui le estrazioni sono finite. Perfetto, quindi adesso questa è la tecnica giusta. Adesso manca, come si fa, signori, la distanza da 68 al numero successivo. Quindi
prendiamoci un po' di spazio, 68 a 34, vedete? Anche in questo caso non possiamo fare 68 meno 34 perché andando a contare fino a 90 non incontreremo 34, quindi prima si fa da 68 a 90 che abbiamo 22 distanze, poi si somma al 34. 4 più 2 6, 3 più 2 5, 56, 65. Bene, adesso andiamo a vedere cosa è successo. Dal 2 marzo, qui distanza 80, qui 56. Signori, primo colpo, Torino, 5 marzo, 65-80. Spettacolo, ambo, si può dire secco, sì, perché no? Il numero era questo qui, eccolo. Ok? Doppio numero, sì, ma comunque il numero. Bene, signori, poi non so che cosa succede, poi controllate comunque per sicurezza, per vedere se c'è qualche ripetizione. Io consiglio sempre di controllare 6 colpi. Genova-Torino. Ok, a posto, ormai è uscito il numero. Bene, esempio pratico. Facciamo un altro. Facciamo questo video in orizzontale così, perché lo voglio fare dal telefonino come vecchi tempi, ok? Andiamo a vedere un attimo. Troviamo un 86, eccolo qua. Venezia. 39-86. Qui, signori, possiamo fare in questo caso qui, esempio del... Ah, sempre 2 marzo. Ok, possiamo fare la differenza tra il primo e il secondo, naturale, perché il secondo è maggiore del primo, invece quando è il contrario non si può fare. Quindi 86 e 39. Facciamo la distanza. Quindi in questo caso farò 86 meno 39. 16 meno 9, 7. 7 meno 3, 4, 47. Ok? Venezia. Venezia va a Milano, eh? Attenzione. Venezia, Milano, 74. Ok? 74 è il contrario di 47. Ok, signori? Ma al secondo colpo, guardate che accade. Quindi 5 marzo, 7 marzo, comunque va 47 a Venezia, anche in seconda posizione. È quasi ambetto, 87 invece 86. Vi ho detto, ricordatevi che può uscire 86 e 68 lo stesso. Ecco qui. Adesso io non vado avanti, voglio che vi esercitate voi, perché è molto potente questo metodo. Infatti, adesso vi regalo anche una previsione elaborata. Apposta per voi, adesso la trovo, l'ho già preparata, eccola qua. Allora, previsione pubblica, ok? Cosa abbiamo noi in ballo? Ok? Abbiamo in ballo questa previsione. Abbiamo la previsione dal gruppo del canale WhatsApp, andiamoci subito. Canale WhatsApp di Padre Pacifico, dove viene aggiornato sempre con video, tutorial e tutto. Avevamo in gioco, per essere chiari, un Cagliari Palermo, non Bari Cagliari, che ho sbagliato, un 68-50 meno 2,40, ma qui è uscito 86, purtroppo non me ne sono accorto, è uscita lambata questa previsione, l'ho tolta. Diciamo, si può dichiarare ferma, adesso vado a vedere qual era. Allora, eccola qua, era questa qui, 68-40, meno 2,50, è vero che è uscito 86, è uscito un 86 in questa estrazione, adesso lo vediamo subito, è uscito su Cagliari. Ecco qua, 86, non è uscito 22,50, è invertibile. Quindi io tecnicamente questa ambata la toglierei. Di conseguenza questa potrebbe restare, però voglio darvi previsioni, insomma, più semplici. Potete anche continuarlo un paio di colpi, ma io penso che almeno a occhio no. Quindi, quello che volevo dirvi, andiamo a prendere le previsioni in corso, così vi dico quale dovete fare. O meglio, consigliamo. Eccola qua. Quindi avevamo per la festa della donna, avevamo Palermo-Roma tra 76-15, 76-51. Poi avevamo un 32-76 che è uscito a Firenze, qui erano varie ruote, tra cui Roma, Firenze, diametrale, è uscito 32-76, però era per Torino-Venezia-Genova-Roma, un po' troppe ruote, ma è un ambo secco. Eccolo qua, uscito a Firenze. Adesso, perché è importante quest'ambo? Perché, signori, questi numeri qui, eccolo qua, torniamo qui, abbiamo 76, 15, 51, ok? Quindi questo ambo qui, che faceva parte della festa della donna, ve lo confermo, eccolo qua, ok? Palermo-Roma, ma su Cagliari-Palermo, attenzione, c'è un 23-76 un'altra volta, perché Cagliari, guardate cosa c'è a Cagliari, attenzione, eccolo. 86 l'8 marzo. Questo 86 procurerà,
la distanza con 19. Ecco qui che 86 per andare a 90 sono 4, 4 più 19 sono 23. E il 23, attenzione, noi ce l'abbiamo su Palermo-Roma. Perché? Perché ce l'abbiamo? Perché 23, signori, oltre ad essere 32, 23 meno 90 fa 67 o 76. Ed ecco qui, magicamente, che si forma la previsione. 23, 76. 76 si ripete qui. Ecco perché ce l'abbiamo. Occhio, quindi ambo secco, 23, 76. Se andiamo a fare invece una lunghetta, ho aggiunto 4, 40. 67, 76, perché 4,40 è la distanza tra 86 e 90, che è 4. È una distanza fissa, che è anche importante, la distanza stessa che passa tra il numero, ok, trovato, ad esempio, ok, e il 90, è molto importante, anche così singolarmente, perché vi rendete conto, facendo le prove, che esce anche questa qui. Quindi, ricapitolando, oggi il numero certificato è questo qui, distanziale. Quindi qui da 86 a 19 abbiamo 23. Passando per il 90, ok? Ciclometrico. Quindi qui, Cagliari, Palermo, attenzione a questa previsione che vi ho dato pubblicamente. Ok? Eccola qui. Metodo 68, distanze. È un metodo che chi ha l'altro metodo avanzato, il metodo avanzato del 68 che ho svelato la settimana scorsa, può farci grandi cose adesso. Può unire sulla ruota due ambate potentissime. Ok? Quindi per oggi io vi invito a scrivermi in DM, in privato, vi lascio qui nei commenti appunto il numero per avere altri esercizi pratici gratis. Ok, signori? Bene, io penso, spero più che altro che ti sia piaciuta questa tecnica, speriamo che adesso la metterai in pratica e ti aspetto con questo invito a venire nella parte che conta, ovvero nella vera stanza dei video di Padre Pacifico a cui fanno parte i veri metodi a cui partecipano tante persone ormai da anni che riescono da soli a fare le sue ricerche. Quindi ti aspetto dall'altra parte, chiedo informazioni, ti lascio qui sotto nei commenti il mio numero di telefono su WhatsApp, puoi chiedermi subito gli esercizi pratici di questo metodo, scrivimi in privato, ti aspetto. Ciao!